Ciao a tutti ragazzi, io sono Nicolas, oggi siamo qui in un nuovissimo video. Oggi parleremo di uno che potrebbe essere un ottimo ritorno in casa Palermo. Stiamo parlando della fattibilità dell'attrattiva Jaielo Palermo. Si parla da qualche giorno di questa trattativa, cioè di Jaielo che vorrebbe tanto tornare al Palermo. Sappiamo tutti l'amore che ha sia lui che la famiglia per Palermo. Ho fatto anche le vacanze, è andato a vedere la partita, alcune partite, quindi ha veramente un grande amore per il Palermo. E sarebbe disposto a scendere in Serie B invece di essere usato come contropartita nell'Udinese, perché l'Udinese lo vuole mettere come contropartita perché è di Totò un esubero. Cosa ne penso? Sarebbe un ottimo gol, perché comunque è un giocatore che ha esperienza, perché è un giocatore che comunque sa il fatto suo in tantissime cose. È un giocatore che ha fatto ora degli anni di Serie A dopo il Palermo, e anche col Palermo ha fatto gli anni di Serie A e altro Serie B, con un giocatore di grandissima esperienza, 34 anni. Le cose che mi spaventano sono due: la tenuta fisica e la velocità. Perché la tenuta fisica, lui ha avuto qualche infortunio negli ultimi anni, anche abbastanza grave, che l'ha costretto un pochettino a non potersi integrare più negli schemi dell'Udinese. Poi però arriva anche il fatto che lui già era un grande velocista qualche anno fa. Ora, 34 anni, la velocità potrebbe non essere il suo punto forte, diciamo. Quindi sarebbe un regista che sta lì fermo o quasi per passare il pallone e avere uno che aggredisce invece gli avversari accanto, come ad esempio un Ciccio De Rose, un Dall'Oglio, e sarebbe comunque un'ottima alternativa. Quindi io lo prenderei, sì, per me sarebbe un ottimo colpo e soprattutto sarebbe importante per la lista, perché non prenderebbe un posto over ma andrebbe nella fedelissima bandiera, una cosa del genere. Comunque, quella per cui sono stati, di cui sono stati 4 anni almeno al club, ad esempio ne fa in questo momento parte a Cardi, e poi ne farà, speriamo, anche parte Jaielo. Io credo che potrebbe essere un ottimo giocatore, perché comunque anche un giocatore che ama il Palermo, e che ama Palermo e che Palermo ha apprezzato, sempre, sempre, sempre. Potrebbe essere una valida opportunità a centrocampo. Vedremo, perché può essere veramente un tassello importante per questa squadra, che sarà una squadra che comunque sembra che voglia puntare tanto sulla qualità, almeno dei nomi che sono usciti, che è uscito il nome di Fiordini, è uscito il nome di Di Mariano, è uscito il nome di Nicolussi Caviglia, sono usciti un po' di nomi interessanti, intriganti, che potrebbero veramente poter servire al Palermo. Vedremo, perché sicuramente Jaielo sarebbe un'ottima cosa anche per un discorso affettivo, visto che penso che quasi tutti hanno amato Jaielo, non tanto per, cioè anche per quello che ha fatto in campo, tanto per il fatto dell'amore che aveva per il Palermo e tutto questo. Troppo poi lui non è sceso in Serie D, ma ci può stare, perché era un giocatore che comunque aveva sui 29-30 anni, a quel tempo, 30-31 anni, e ci stava che un'offerta alla Serie A non la puoi rifiutare, come quella dell'Udinese, come faceva anche Storowski, oltretutto. Spero però che questo acquisto sia un acquisto oculato, che non venga fatto solo per il discorso del perché può piacere ai tifosi, perché se dobbiamo fare un colpo che potrebbe piacere ai tifosi, a sto punto prendiamo Franco Vasquez, a sto punto prendiamo Pastore. Che poi Pastore Vasquez li vorrei? Sì, però soprattutto Pastore è un po' più complicato. Vasquez no, perché comunque gioca nella nostra stessa divisione, quindi Serie B, col Parma. Il Parma non farà partita probabilmente, ma si potrebbe fare. Quindi io comprerei Jaielo, sì, ma a una condizione, cioè che lui stia bene fisicamente e che sia un acquisto oculato e fatto bene, e che sia un acquisto che potrebbe veramente servire al Palermo. Io penso di sì. Ovviamente deve valutarlo il Palermo, perché comunque sono loro quelli che alla fine ci spendono soldi, e lo Citigroup, e poi prendendo in considerazione loro quest'idea. Però, Jaielo potrebbe essere veramente un gran giocatore, un giocatore che potrebbe ritornare e fare bene. Speriamo, vedremo. Ricordo che ha comunque 34 anni, quindi diciamo che sarebbero gli ultimi della sua carriera, e penso che finire la sua carriera nel Palermo sarebbe forse il suo sogno, credo, perché comunque lui, vi ripeto, è veramente attaccato tanto ai colori del Palermo, tantissimo. Come anche molta gente che potrebbe benissimo tornare, ma che non lo fa per un discorso anche di categoria, purtroppo. E ragazzi, vi saluto. Scrivetemi qua sotto con un commento cosa ne pensate di Jaielo e se lo vorreste di nuovo a Palermo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettetemi mi piace se il video vi è piaciuto, oppure se non vi è piaciuto scrivetemi sotto i commenti il perché, e io vi saluto, ciao ragazzi!